Io sono Francesca, sono un'insegnante di Neidan, alchimia interna taoista, e questo è un video, un altro video, della playlist dedicata alle camminate del Qigong. Qigong, lavoro con l'energia. Questa camminata in particolare è dedicata al drago, alla camminata del drago. È una camminata che può essere sia facile che difficile, dipende come al solito da quanto ci abbassiamo nella nostra posizione, quanto ci stiriamo, eccetera. Come al solito, in questa playlist, io esporrò questa camminata prima nella sua parte tecnica e poi nella parte della respirazione e poi in quella della meditazione. Cominciamo subito. La posizione iniziale è la posizione del gatto, cioè è una posizione che ha un piede davanti. Ci si siede nella posizione, in questo caso il braccio avanti è quello corrispondente, sopra è quello corrispondente alla gamba avanti. La faccio vedere di lato, ok? La posizione è questa, alta, ok? Non è questa, eh? E non è neanche questa. Può essere così o può essere parecchio più bassa, ovviamente diventa più complicata. Le spalle non sono in questo modo. Sono rotonde. Il primo passo viene fatto. Qui posso alzare la gamba senza dover fare questo. Se devo fare questo, la posizione non è corretta. Muovo il piede davanti a 90 gradi. Ok, la sto facendo abbastanza bassa questa posizione adesso. Le braccia si aprono, una verso il cielo, l'altra verso la terra. E mi stiro in questo modo. Alcune cose da notare. Uno, la gamba non è così, non ha il tallone aperto, è a terra. Due, la mia spalla non è qui all'orecchio, ok? È bassa. Tre, le braccia non sono stiracchiate così, ma formano un ovale attorno a me. Ok? Adesso la faccio vedere da di fronte, stavolta con l'altra gamba. Entro, sto facendo sempre abbastanza medio-bassa questa camminata ed eccomi qua. Ok? Qui all'interno della gamba passa il meridiano del fegato e da qui, al lato del mio corpo, fino al mignolo del piede, il meridiano, più o meno ovviamente, della cistifellea, che sono yin yang della stessa energia nel nostro corpo. Ed ecco di nuovo questo rompiscatole con la macchina, speriamo di no. Ok, quindi si stirano questi meridiani. Vediamo alcuni passi. Adesso la faccio alta, questa camminata. Può essere fatta così. Ok, e così. Oppure può essere fatta più bassa. Uno. La respirazione può essere in due modi. Posso inspirare quando sono nella mia posizione del gatto ed espirare quando mi allungo. Inspiro, espiro o viceversa. Posso espirare. Inspirare, espirare, inspirare. Attenzione
attenzione a non fare così con la coda, no coda di paperino, dentro. La mia meditazione o la mia attenzione è dedicata alla flessibilità, al sapersi adattare. Tra l'altro questa è la terza volta che rifaccio il video perché c'era una macchina che passava, quindi ecco, mi sono adattata. Ci ho pensato in questo momento, non mi sono data per vinta. Qui, giocosamente, anche nelle circostanze della vita, ok? Sentiamo la nostra abilità di stirarsi, di aprirsi, inspirando. Inspiro, espiro se scelgo questa respirazione, inspiro, espiro, inspiro. Mi raccomando, anche qui non in questo modo, ma ben seduti e con la gamba che si può alzare. Grazie, descrizione del video qui sotto, alla fine del video il link alla playlist. Se vi è piaciuto mettete mi piace, magari sottoscrivete pure al canale, fatelo vedere, ci sono gratis comunque, quindi non c'è problema e fanno bene. E per contattarmi sempre nella descrizione del video.